Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo ad unboxare un po' di pacchetti che mi sono arrivati in questi giorni e che non vedevo l'ora di aprire assieme a voi, anche se a dire il vero due li ho già aperti, ma vi spiegherò il motivo. Non solo cose potteriane, ma un po' di tutto. Io direi di cominciare da questa bella busta qui che mi è stata inviata da Warner e contiene al suo interno un Blu-ray, un film che ho già visto e per questo motivo la borsa è già aperta perché davvero non potevo aspettare. E si tratta del Blu-ray di Poveri ma Ricchissimi, che è uscito da pochissimo e ragazzi non vedevo l'ora di vederlo perché non l'avevo visto al cinema questo Natale e quindi lo aspettavo tantissimo. Io ho visto il primo film al cinema l'anno scorso con Christian De Sica, con Paolo Rossi, Anna Mazzamauro, che io ragazzi adoro, io ero e sono ancora un fan dei film di Fantozzi e quindi Anna Mazzamauro per me è davvero un'icona della comicità italiana della mia infanzia, comunque di quegli anni lì, degli anni 80-90. Poi comunque abbiamo anche Christian De Sica, Enrico Brignano, quindi un cast davvero molto molto ricco. Il primo film mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato davvero divertente, intelligente, mi è piaciuto davvero tanto. Questo secondo film è davvero molto molto carino, ma secondo me comunque il primo resta imbattibile. Nonostante i 90 minuti della visione siano passati davvero in un batter d'occhio, io l'ho guardato sul mio proiettore assieme alla mia famiglia e devo dire che le risate non sono mancate, mi è piaciuto, ci è piaciuto davvero tanto a tutti. È una commedia molto leggera e di cosa parla in poche parole? Per chi non avesse visto il primo film, magari potrei fare qualche spoiler, quindi saltate questo pezzettino. Se avete già visto il film, ragazzi, come saprete, alla fine scopriamo che i Tucci in realtà non hanno perso tutti i loro soldi, ma i soldi sono stati messi da parte dal bambino e dal loro maggiordomo. Ebbene, in questo secondo film loro vengono a conoscenza di questo trucco utilizzato da loro figlio per sottrarre i soldi ai genitori e questi soldi a questo punto sono addirittura maturati in banca e sono diventati 112 milioni di euro rispetto agli 80 che loro avevano messo da parte. Ebbene, loro pensano di avviare delle attività ma si rendono conto che in Italia le tasse sono davvero alte e quindi decidono di far diventare il loro paese una nazione a parte tramite un cavillo che vanno a trovare all'interno della formazione dell'Unità d'Italia. Si viene a scoprire che il loro paesino comunque non era stato inserito e quindi grazie a questo cavillo riescono ad ottenere questa autonomia, a staccarsi dall'Italia e loro diventano una sorta di famiglia reale di questo paese-nazione. È davvero molto molto divertente, fa ridere tanto e quindi ragazzi ve lo straconsiglio, vi consiglio di recuperarlo qualora non l'aveste visto. Ma poi andando avanti, questo lo mettiamo qui, anzi lo poggiamo qui, andando avanti ragazzi ho acquistato su eBay due cose potteriane, ma forse è meglio conservarle per dopo perché prima voglio aprire questo pacco qui che invece mi è arrivato da Pampling. La maglietta che indosso ragazzi a me piace tantissimo, tratta dal Re Leone, sempre arrivata grazie a Pampling, e vi ricordo il mio codice sconto 7potter per avere il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti, perché da oggi potrete riutilizzarlo tutte le volte che vorrete. Quindi 7potter, ricordatelo, quando vedete una maglietta che vi piace su Pampling potete acquistarla utilizzando il codice, ma anche calzini, accessori, cover, qualsiasi cosa, e facendo così ovviamente supporterete il canale perché mi verrà commissionata una piccolissima percentuale che io potrò reinvestire in attrezzatura e in altre cose. Ma detto questo ragazzi, voglio farvi vedere questa maglietta che vi avevo fatto vedere anche su Instagram, che vi avevo segnalato il giorno dell'uscita, e ragazzi io come vi avevo detto l'ho presa, quindi non vi avevo detto una bugia. Eccola qui ragazzi, si tratta di questa maglietta, una maglietta a tema ladri. E chi sono i ladri più famosi della televisione, dei cartoni animati, almeno dei miei tempi? Sono due. Sono Lupin e Occhi di Gatto. Magari i più giovani di voi conosceranno solo Lupin, un po' meno Occhi di Gatto, ma ragazzi, per chi è dei miei tempi, dei miei anni, si ricorderà benissimo di questi due cartoni animati.
Ecco qui la maglietta, ve la mostro nella sua interezza, ragazzi, guardate quanto è bella, abbiamo una 500 gialla con a bordo sia Lupin, abbiamo anche Gaemon, Jigen e le tre ragazze del trio appunto Occhi di Gatto. A me piace davvero tantissimo, molto molto bella questa maglietta, sicuramente quest'estate la utilizzerò e vi consiglio sempre di dare un'occhiata a Pampling ogni giorno, seguiteli sui social, seguiteli anche su Facebook, seguite il loro sito perché ogni giorno ci sono delle nuove grafiche a 9 euro, quindi più potete utilizzare il codice sconto, davvero costano pochissimo e sono di ottima qualità. Ma adesso passiamo, ragazzi, alle cose potteriane, perché sono davvero orgoglioso di questi miei due nuovi acquisti. Il primo è questo qui, che in realtà è già aperto perché l'ho preso su eBay e volevo controllare il contenuto perché magari non si sa mai fossi stato vittima di una truffa. E invece no, e vi spiego anche il mio dubbio, perché come potete vedere questa busta è piena di francobolli per un totale di circa 2,10 euro. Io ho pagato l'articolo, incluse le spedizioni, solamente 1,60 euro. Quindi mi sono chiesto com'è possibile che abbiano applicato 2,10 euro di francobolli dalla Francia e io abbia pagato solamente 1,60 euro. Fatemelo sapere voi se riuscite a dare una spiegazione a questa cosa, io non ci sono riuscito. E al suo interno c'è una cosa che tenevo d'occhio da moltissimo tempo e che volevo proprio acquistare per mostrarvela, e finalmente ho trovato questo articolo a questo prezzo stracciato su eBay. Eccolo qui, ragazzi, io naturalmente l'ho già visto, ho controllato. Si tratta di un francobollo postale francese con Harry Potter. Ed è ancora completo della sua filigrana originale, di tutto quello che c'è attorno a francobollo che poi andrebbe staccato. Mi è arrivato così in questa bustina, qui troviamo Harry e nello sfondo troviamo il castello di Hogwarts e l'anno 2007. Quindi questi francobolli sono stati stampati ben 11 anni fa. Ne esistono altre versioni, ce ne sono con Voldemort, con Hermione, Ron e Silente. Io ho acquistato quella di Harry perché volevo averne solo uno e quindi ho preso intanto Harry. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se sapevate che in Francia fossero stati stampati dei francobolli potteriani. Io, quando l'ho saputo, naturalmente sono andato fuori di testa e ho deciso di recuperarne almeno uno. Mi piace davvero tanto e sicuramente lo metterò in una piccola cornice da aggiungere alla mia collezione, la collezione che sta crescendo a dismisura. E poi invece questo qui, altro articolo, ragazzi, che mi è arrivato sempre da eBay. L'ho acquistato su eBay, ma è arrivato dalla Cina e, sapendolo prima, l'avrei acquistato magari su AliExpress perché costava, se non sbaglio, qualche euro meno. Vi lascerò dei link se riuscirò a trovarli. Ragazzi, si tratta di un oggettino che avevo visto anche su Instagram, ho visto tante volte anche su Facebook, sicuramente lo conoscerete anche voi. Si tratta di un carry-on a tema potteriano. Io volevo trovarlo da tanto tempo, l'avevo visto su Amazon, ma costava qualcosa come 25 euro, quindi anche no, non mi andava proprio di spendere tutti questi soldi, e alla fine l'ho trovato per circa 5 euro, poco meno. E eccolo qui, ragazzi, ero curiosissimo di aprire questo pacchetto, ok, buttiamo via questa, ed eccolo qui. Ancora questo qui non l'avevo aperto perché tanto era arrivato dalla Cina, in ogni caso non avrei potuto fare nessun reso, quindi ho aspettato di girare il video ed eccolo qui, ragazzi. Sembra tutto a posto, sembra fatto molto molto bene, davvero molto carino, tutto intagliato, tutto inciso e mi piace moltissimo. Qui abbiamo la sua manovella da girare e vediamo all'interno se mi hanno mandato quello giusto, perché dovrebbe essere inciso il logo di Harry Potter, ma c'era anche del Trono di Spade e di altre saghe. Quindi apriamo questo, ditemi voi se è corretto, spero proprio di sì. Vediamo, sì ragazzi, sì, Harry Potter inciso qui a fuoco, molto molto carino, e all'interno ci sono tutti i vari ingranaggi del nostro carry-on. Io a questo punto direi di far girare la manovella e ascoltare tutto per bene. Beh,
Beh, direi proprio di sì, ragazzi, è proprio lei, mi piace tantissimo, è davvero al di sopra delle mie aspettative e anche questo è un nuovo pezzo che andrà a far parte della mia collezione. Fatemi sapere cosa pensate, ragazzi, di questi miei nuovi acquisti, di questi miei nuovi arrivi. Mi raccomando, sotto nei commenti scatenatevi, chiedetemi tutto quello che vi pare e vi piace. Spero che questo piccolo video extra vi sia piaciuto, vi abbia fatto 10 minuti di compagnia. Io, ragazzi, in ogni caso vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici e poi ovviamente attivare la campanella, ragazzi, visto che YouTube sta combinando sempre più casini con le notifiche e con i feed. E ragazzi, naturalmente, in conclusione, iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti. Io a questo punto non posso che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video e, ragazzi, mi raccomando, visitate tutti i link che trovate sotto in info box. Ciao!